Il 27 gennaio 1945 furono abbattuti i cancelli di Auschwitz, uno dei più grandi campi dello sterminio nazista. Simbolicamente in questa data è stato istituito il giorno della memoria, in ricordo dello sterminio, delle persecuzioni del popolo ebraico e dei deportati militari e politici nei campi nazisti. Anche Torino ha ricordato le vittime della Shoah con una commemorazione, questa mattina al cimitero monumentale davanti alle lapidi dei caduti e poi in Sala Rossa a partire dalle 11 con una cerimonia ufficiale. Tra i partecipanti le autorità cittadine ma anche i testimoni dell'orrore nazista. 27 gennaio era data della liberazione del campo di sterminio di Auschwitz, ma non era finito niente lì, ricominciava tutto, perché tutti i deportati di Auschwitz sono stati trasferiti in altri lager. Io ho conosciuto i deportati di Auschwitz a Mauthausen, per esempio. Cioè non era finito niente, Primo Levi si è salvato perché purtroppo non hanno potuto muoverlo e quindi è stato liberato effettivamente dai russi, curato e è riuscito a tornare a casa. Ma tutti gli altri, i lager, sono finiti il 5 maggio del 1945, cioè parecchi mesi dopo. Ci ha provato in tutti i modi ieri.